siamo qui oggi per un fattore importante, cioè il porto di Civitavecchia si appresta a pubblicare il bando più importante per la crescita e per la definizione, la consacrazione del porto di Civitavecchia, che è la realizzazione della tarsa energetica a grandi masse in un terminal container che vede come protagonista un concessionario che è Compagnia Porto. Prevede un investimento di 508,6 milioni di euro, di cui 308,6 di parte privata e 200 di parte pubblica. Siamo stati inseriti tra i 5 progetti a livello nazionale che possono beneficiare dei fondi derivanti dal piano Juncker, quindi dalla garanzia del piano Juncker, e questo significa che le azioni amministrative del nostro ente sono andate nella giusta direzione. Il nostro è un porto che alle proprie spalle ha un'area importante di 5 milioni di metri quadrati che nessun porto a livello nazionale può garantire. Dall'altra pescaggi a 18 metri che possono ospitare il grande naviglio e alle spalle il secondo mercato di consumo a livello nazionale e tutto a livello europeo. Quindi non facciamo altro con la costruzione di questo terminal che andare ad intercettare una quota importante di quei traffici che oggi toccano il mercato di consumo di Roma attraverso i porti non italiani ma addirittura i porti del nord Europa. Faccio riferimento ai porti di Anversa, di Rotterdam, di Brema, di Amburgo. Questo terminal quindi non nasce per andare in concorrenza Livorno, Napoli, Ravenna e porti nazionali, ma risponde all'ottica di sistema nazionale della portualità e quindi risponde ad un'esigenza diversa del mercato. È un po' che parliamo della programmazione della costruzione del terminal. Se noi non avessimo realizzato in tempi abbastanza brevi, perché siamo partiti alla fine del 2012 con il progetto di 194 milioni di euro che garantiva la costruzione, che ora vedremo, della Darsena Servizi, la Darsena Traghetti e il prolungamento dell'antemurale, non avremmo avuto la base su cui si appoggia infrastrutturalmente il nuovo terminal contenitori. Come vedete, questa era la situazione ante 2012, ante opera. Questa è la banchina numero 26 e questa era la situazione alla fine del 2012. Questa è la banchina 27 dove oggi vengono ormeggiate le due grandi navi portamacchine. Questi sono i piazzali che abbiamo realizzato. Questa è la parte, diciamo così, del terminal crocieristico, sono le due banchine, una più corta e l'altra che può ospitare le grandi navi da crociera. Questi metri che voi vedete sono 400 metri costruiti in un anno ad una profondità di 40 metri, quindi forse la profondità più alta che esiste in un contesto marittimo in Italia. Quindi abbiamo preparato il campo, diciamo così, alla realizzanda d'arsena energetica a grandi masse. Questa è la parte che abbiamo consegnato con 6 mesi d'anticipo nel luglio del 2013. Vi assicuro che gli uomini della logistica Fiat sono persone e professionisti molto attenti, quindi hanno controllato ogni centimetro quadrato di asfalto per garantire che la qualità degli asfalti fosse adeguata a questa tipologia di traffico. Qualcuno ci diceva: state forse investendo in un settore che ha problemi a crescere. Noi invece abbiamo creduto nel piano Fiat Chrysler, abbiamo creduto che le infrastrutture debbano essere costruite per rispondere ad un'esigenza precisa del mercato e non per fare, diciamo così, cattedrali nel deserto, e i risultati ci danno ragione. Questi puntini che vedete sono autovetture, quindi questo è diventato nel giro di 2 anni, di 3 anni, il più grande terminal di automotive in Italia. Non ha paragoni con nessun altro. I terreni che noi abbiamo ulteriormente acquistato e saranno dati al principale operatore logistico con il quale ho firmato il protocollo d'intesa, che costruirà a sue spese i ulteriori piazzali, laddove verranno poi localizzate le imprese per la componentistica delle autovetture. Quindi è chiaro che il polo, da polo di trasporto delle autovetture, diventa un polo industriale a tutto campo.
termini di fatturato, di incremento e di lavoro che può dare il settore dell'automotive, immaginatevi quando il porto di Civitavecchia realizzerà la terza energetica a grandi masse. Il bando sarà pubblicato per 90 giorni, dopo i 90 giorni vedremo chi sarà il concessionario e da lì in poi partiremo con la soggettabilità o meno di quest'opera alla valutazione di impatto ambientale. Io auspico che in questo paese si possa ragionare meno in termini di burocrazia e più in termini concreti. Il terminal container nasce all'interno del piano regolatore portuale. Questo significa che il piano regolatore portuale ha già avuto la valutazione di impatto ambientale. Ripetere la procedura di valutazione di impatto ambientale all'interno di un terminal che fa parte di un piano regolatore che ha già avuto una valutazione di impatto ambientale a me sembra una perdita di tempo. Ora, questo però spetta al Ministero dell'Ambiente, perché ripeto, l'impatto che quest'opera avrà sul territorio, sull'Alto Lazio e sul Lazio sarà un impatto straordinario. I numeri ci hanno dato ragione qua alla fine. C'è stato una variazione, un incremento di fatturato per quello che riguarda la nostra organizzazione, la compagnia portuale Civitavecchia, pari a circa il 20%, e il fatturato è cresciuto complessivamente di circa 2.700.000 euro. Lo stesso vale per il costo del lavoro, che prende l'80% del fatturato. I numeri per quello che riguardano l'incremento dell'occupazione sono numeri importanti. Abbiamo assunto circa 51 persone a tempo indeterminato e durante l'anno per 6-7 mesi altri 40 girano come tempi determinati, quindi hanno 6-7 mesi di lavoro, quindi l'incremento del fatturato è dipeso per oltre la metà dal nuovo traffico delle auto che è avvenuto su Civitavecchia. La CIP stessa ha aumentato il suo organico di oltre il 200% rispetto a quello precedente, quindi parliamo di oltre altre 50, 60, 70 persone che hanno avuto il posto, diciamo, la stabilizzazione. Mettiamo insieme a questi altri numeri importanti che sono l'ulteriore indotto che ruota intorno a noi. Parliamo di centinaia di posti di lavoro che veramente sono posti importanti e la scelta giusta del nostro paese. Noi ci stiamo avvalendo del supporto di professionisti come Unindustria per delineare le linee di sviluppo del nostro territorio. Grazie a loro siamo riusciti a presentare tantissimi progetti, come uno degli ultimi, quelli che abbiamo presentato alle Call for Proposal della Regione Lazio, nelle quali il loro supporto è stato sicuramente fondamentale. Gli studi che sia l'autorità portuale che l'industria hanno fatto sul nostro territorio ci hanno dato supporto alle iniziative della linea che noi come amministrazione abbiamo intrapreso, quindi questo ci dà anche un senso di sicurezza, un senso di forse abbiamo fatto la scelta giusta, quindi vi ringraziamo per questo, per il supporto costante che ci date, speriamo che tutti i progetti che stiamo mettendo sul tavolo raggiungano il loro compimento per il bene sia del porto che della città, che alla fine dovranno diventare una cosa sola. Devo dire la verità che è una delle poche cose dove, quando uno fa una fotografia all'interno della nostra regione nel 2012 e la riguarda oggi, vede una fotografia diversa. Spesso sono stato abituato ad avere dei paesaggi che insomma molto difficilmente si discostavano, quindi da questo punto di vista un grazie anche per il lavoro che è stato fatto, perché indubbiamente testimonia la presenza di una vivacità importante, ma la vivacità c'è se ci sono le occasioni di business, ed evidentemente qui ci sono le occasioni di business. Fare una scelta per venire a Civitavecchia è stata non solo una scelta di tipo congiunturale da parte di FCA, ma una scelta di tipo strutturale, perché quando sarà messa in produzione la nuova Giulia, ma più in generale le vetture del segmento premium Alfa Romeo, non dimentichiamo che la maggior parte di queste vetture sono destinate al mercato estero, quindi buona parte di queste macchine passeranno all'interno di questo porto. In questo studio affronteremo, diciamo, i problemi dell'hardware e dell'adeguatezza delle strutture e cercheremo di coniugarlo con il software. Il software sono tutte le attività che debbono essere svolte all'interno dell'area portuale e che debbono
contribuire ad aumentare il valore delle merci. Ecco, questa io penso che debba diventare l'ossessione negli anni a venire del porto di Civitavecchia, cioè svolgere delle attività ad alto valore aggiunto. Più valore mettiamo nelle movimentazioni, nei layout anche dei prodotti, e più creiamo occupazione. La stessa creazione della zona doganale franca deve servire a questo. Con questo studio noi cercheremo di dare delle indicazioni a riguardo. Deve essere sempre una base di metodo presente, aperta e da seguire, e attraverso la quale in pratica gli attori saranno chiamati ognuno di loro a svolgere il compito e il ruolo che gli compete. Mai come adesso penso che l'economia del mare sia, insieme al turismo e alla rivitalizzazione del manufatturiero, l'unico strumento per far ripartire l'economia del nostro territorio. Grazie a tutti. Insieme al bando del terminal container, un altro è già stato pubblicato ed è una 509 per il porto storico, che è il porto di Traiano, che l'autorità portuale, prima di andare sul mercato, ha chiaramente totalmente restaurato e ristrutturato. Parliamo dell'hub in termini di storia più antico del mondo. Noi abbiamo creato una struttura che può ospitare 40 megayacht, di cui un numero abbastanza molto elevato e non è tipico nel paese, che può superare i 100 metri di lunghezza. Li abbiamo già avuti attraccati, ora finalmente sul mercato. La 509 prevede anche un'offerta a livello internazionale per la demolizione e la ricostruzione a nord della sede della Capitaneria di Porto, la ricostruzione dell'arsenale del Bernini. Quindi sono felice oggi, ecco, sono due le potenzialità, insomma, da sottolineare. La nostra associazione ha dato incarico a questa società multinazionale molto importante, nostra associata, di realizzarci questo studio. Mi sto appassionando di porto, ma soprattutto sono innamorato della mia associazione, e quindi faccio questo perché ritengo che sia corretto. Ringrazio soprattutto anche il presidente Stirpe, perché dal momento del suo insediamento ha creduto alle potenzialità di questo territorio. Come molti sanno, la nostra associazione collabora in maniera strettissima sia con l'amministrazione che con l'autorità portuale. Questo è un po' il nostro mestiere, cioè mettere insieme soggetti diversi e fare progetti congiunti.